Questo è il 12° punto che l'Unione Europea ha chiesto all'Italia nella sua lettera e recita: potreste spiegare quali riforme volete adottare nel settore dell'acqua nonostante il recente referendum? Questo fa capire in che direzione vuole che l'Italia vada l'Unione Europea. L'Unione Europea vuole che l'Italia, nonostante il referendum, nonostante la popolazione si sia espressa democraticamente verso la ripubblicizzazione del settore dell'acqua e in generale verso, verso insomma, la pubblicizzazione dei beni pubblici, dei beni comuni, l'Unione Europea e dietro il Fondo Monetario Internazionale vogliono questo, ovvero che tutti i beni comuni, dall'acqua ai trasporti, insomma tutti i beni di cui ci serviamo quotidianamente, finiscano ai privati. E se va bene, cioè se vanno in positivo, si fanno i loro bei profitti. Se va male, non fa niente, scaricano su di noi il passivo, come è successo, tanto per dirne uno, con Italia e con altri servizi pubblici e statali che sono stati privatizzati. Lo lascio qua giusto per tenere a memoria. Ciao, mi chiamo Giulio e in realtà non sto per fare delle proposte, non ho niente di cui lamentarmi, ho tante cose di lamentarmi, ma non voglio fare questo. Sì, scusate, mi sentite? Sono solo molto confuso e quindi vengo qua adesso a farvi delle domande, non a darvi delle risposte. Tutto quello che avete detto, è stato detto qua prima, sono cose su cui sono tendenzialmente d'accordo, su alcune, su altre per niente, però insomma sono d'accordo sul fatto che la fine del governo Berlusconi, la sua fine a livello di uomo politico, insomma, non sia assolutamente ciò che metterà fine alla situazione di disagio che stiamo vivendo tutti quanti, ma che comunque non cambierà niente. E insomma tutto quello che mi sembra che si voglia fare a livello di così di incazzatura, di ribellione, non lo so come chiamarla, sembrano tutte cose che rimangono molto al di fuori della sfera poi del potere, fuori dal Parlamento, fuori dalle istituzioni vere. E per i pochi che siamo, perché siamo pochi, oggettivamente, soprattutto in Italia siamo pochi, per i pochi che siamo, qualsiasi cosa si faccia a livello così piccolo, come non prendere il pullman, boicottare questo, boicottare quello, visto che saremo sempre un'enorme minoranza, saranno comunque cose che si ritorceranno sempre comunque contro di noi, perché finché siamo in 1000 su 1 milione a non prendere il pullman, l'unico disagio sarà per noi 1000 che ci metteremo di più ad arrivare dove dobbiamo andare, eccetera eccetera. Quindi io sono molto confuso su questo, perché mi sembra che i modi che si stiamo trovando siano semplicemente delle cose belle, magari psicologicamente per sentirsi uniti in una lotta a parte di qualcosa, però poi alla fine non penso serviranno a niente. E quindi io mi terrei un po' più aperto e un po' meno tassativo sulle premesse di che tipo di lotta si vuole fare, perché penso che a un certo punto bisogna essere onesti e capire che con certi mezzi e certi obiettivi ora come ora non si possono più raggiungere. Grazie. Mi chiamo Luigi.